da dire, però posso dire che conosco Micaela da piccolina, lei ha fatto catechismo con me, non ricordo se ha fatto un po' di catechista un poco. No, sembrava di averla inserita, invece no. E poi ho preparato il matrimonio, io non ho sposato Alessio e Micaela perché sono finita nel 2016, ero alla GMC Cracovia, con Giorgio. Però ho incontrato loro più volte, però di Micaela già conoscevo la sua mente eccellente, già dal catechismo si capiva che lei stava sopra tutti gli altri ragazzi come intelligenza, e poi conoscendo anche Alessio poco, però ho intuito che erano due menti eccellenti e non pensavo di arrivare a questo punto, però sono molto contento, anche perché Micaela è in un quartiere che è un po' bistrattato, diciamo, non in città, anche qua da tutti, quindi è un esempio che hanno annunciato possono scegliere delle menti eccellenti. Quindi sono doni di Dio e spero che loro ne possano usare queste menti eccellenti che Dio ha dato loro, possano servirsene per fare il bene. Grazie padre. Micaela, vuoi dirci qualcosa? Grazie Micaela, è importante. Io posso dire altro che sono molto grata per della città di Giulianova e per tutto questo affetto che abbiamo ricevuto nelle ultime due settimane, quando adesso è ricevuto questo premio, tutti gli amici, i familiari, i concittadini sia di Giulianova ma anche di Parisardo si sono stretti intorno a noi, quindi io posso soltanto ringraziare molto per tutto questo e dire che sono tanto grata alla città di Giulianova per avermi dato tutto fino a anche se non diventa grande, per l'affetto che ci ha dimostrato. Grazie a te, Micaela, adesso il protagonista di tutto questo, a cui Micaela dà il nostro ringraziamento, capisci? Perché per noi è una gioia. Io all'inizio ho detto è una giornata speciale e particolare, perché in questi 10 anni ne abbiamo viste di tutti i colori, però una cosa così unica non credevo che potesse capitare, quindi per noi è veramente un privilegio, Alessio. Ti ringraziamo, poi ci sarà modo di tornare e io ti ringrazio di aver accolto questa proposta della cittadinanza onoraria per vederci anche per altro. Grazie Alessio. Chiaramente questi sono stati mesi particolari, da quando io mi avevo avuto la notizia della medaglia Fields era a fine febbraio, all'inizio sembrava impossibile, per giorni ci chiedevo, io, almeno io in vera, io mi chiedevo se si fossero sbagliati. Poi le cose vanno davanti, la celebrazione, cioè la cerimonia si avvicinava e a quel punto arrivati davvero. E da quando è successo il 1 agosto, come anche era detto, siamo regolarmente circondati di tanto affetto da tantissime parti, quindi prima chiaramente c'è stato tantissimi messaggi di amici, familiari che subito ci hanno scritto, poi abbiamo avuto anche messaggi più, diciamo, ufficiali, figure politiche, e poi sono arrivate queste notizie di cittadinanza onoraria. C'è stata qualche giorno fa una cerimonia a Parisardo per un paese a cui sono attaccato perché sono andato al mare per tanti anni là, e poi Anna ci ha informato anche della bella notizia dell'evento di oggi in Giulianova, città alla quale sono molto legato, una città che ho conosciuto per la prima volta nel 2013, è stato il 2013 quando ho conosciuto per la prima volta in visita, e da allora vengo regolarmente, ora c'è la famiglia, ci sono gli amici, ci siamo sposati a Giulianova, quindi un altro punto importante, tra l'altro pure la coincidenza, avevo giusto di nuovo il comune un mese fa per avere i certificati di matrimonio, e, diciamo, parlo ancora con questo comune
esatto, fuori del anche Eugenio come te ha bisogno dei certificati. Servono certificati di matrimonio. E niente, oggi è un giorno speciale perché questo per me è un onore sapere che diventerò cittadino pugliese. Mi sento ancora per casa così. E sono davvero felice e davvero quello poi che è più bello è anche l'entusiasmo e l'affetto delle persone che mi stanno mostrando, che ci stanno mostrando in tutti questi giorni, l'entusiasmo oggi venendo qua in comune, ringrazio tanto il sindaco, ringrazio Legno, e ringrazio tutte le persone presenti, ringrazio la nostra famiglia e gli amici. Quindi sono davvero felice. Grazie mille, penso che sia andato tutto questo, sia andato ben oltre le aspettative, ed è grazie a voi. Adesso, prima che i giornalisti ti facciano delle domande, sicuramente, una curiosità me la ricordo, perché io sono... cioè lo studio che ti ha portato a ottenere questo Nobel? Io ho letto della teoria del trasporto ottimale, no? Che si occupa, quello che io ho letto, del modo più economico per trasportare oggetti da un luogo a un altro. Mi dici di che cosa si tratta? Perché sono curiosissimo, sinceramente. Penso che tanti di noi lo siano. Allora, la teoria del trasporto ottimale è una teoria molto antica, una teoria che è stata sviluppata alla fine del 1700, parliamo della Francia napoleonica. E l'obiettivo era costruire fortificazioni in Italia e quindi l'obiettivo era sviluppare una teoria matematica che permettesse di capire quale fosse la maniera più efficiente di trasportare del materiale da un luogo a un altro per costruire fortificazioni. L'idea era minimizzare la forza lavoro, chiaramente, quindi fare in modo che chi trasportava questi oggetti praticasse il meno possibile, visto come diciamo, problemi. Questa teoria ha avuto molti sviluppi da un punto di vista puramente economico, quindi soprattutto nel passato un premio Nobel per l'economia Kantorowicz nel 1975, perché l'obiettivo appunto è capire magari una situazione in cui una ha centinaia e centinaia di miniere magari da questa area carbone vuole trasportarle in vari punti, capire da dove prendere, cioè, da dove rifornirsi. Chiaramente finché il numero degli oggetti che prendono parte a questo gioco è un numero limitato, magari 100 miniere, non è troppo difficile risolvere questi problemi. Il problema è quando magari ci si ritrova in situazioni con migliaia, decine di migliaia di oggetti in gioco. E questo magari iniziamo a vedere quando vogliamo per esempio costruire una città e capire come costruire magari le linee della metro, le linee del tram, perché da una parte uno vuole, costa tanto costruire infrastrutture e quindi non è che uno può mettere il metro, dall'altro deve fare in modo che ci sia abbastanza per tutti. Quindi iniziano a diventare problemi che anche per un computer non sono facilmente adattabili, ci vuole una teoria matematica molto solida. Questo, diciamo, come trasporto ottimale non manca che studia da tantissimi matematici. Dal mio, io mi sono focalizzato poi su applicazioni più di applicazioni sulla fisica. Quindi sono stati menzionati le nuvole, i cristalli, le bolle di sapone, sui giornali sono state menzionate tante parole chiave. Però, diciamo, il trasporto ottimale è una teoria molto molto vasta della matematica che si è sviluppata tantissimo negli ultimi 30 anni ed ha tante applicazioni concrete nella vita di tutti i giorni. Come poi la matematica, l'applicazione di computer di tutti i giorni, che la gente non pensa mai, dalla medicina, quando uno pensa anche, non so, vuole fare un attacco, alla fine si tratta di costruire un oggetto tridimensionale, mandando delle radiazioni, è un problema veramente matematico. Quindi la matematica è un po' dappertutto e spero anche che insomma, con questo riconoscimento magari nasca con un po' più di consapevolezza nelle persone che amano anche è importante per la società. È un messaggio. Grazie. A questo punto, se ci sono domande da parte dei giornalisti così tanti.
tanti presenti nella sala consigliare, altrimenti direi che possiamo concludere la... Vorrei chiedere se la coppia ha deciso chi porta in conto in famiglia. Questa è una bella domanda, anche perché due matematici, sempre hanno deciso. In collaborazione. Un lavoro congiunto. Grazie veramente di questo privilegio.